Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Sono qua di nuovo nel mio pump track e stamattina è stata una mattina veramente produttiva. Ho finito di compattare tutta quella curva a sinistra e adesso è veramente pronta. Poi ho iniziato a togliere tutte le zone di erba da questa curva qua e l'ho già ricoperta, come vedete. Sono molto contento del risultato che sta venendo fuori e poi ho fatto lo stesso lavoro continuando in questa gobba e all'inizio della seconda. Molto dura, però i risultati si vedono. Poi, come ho fatto in una gobba laggiù, ho iniziato ad affilare gli esterni di questa gobba qua, i lati, così riesco a recuperare un po' più di terra, il tutto sta un po' meglio esteticamente e recupero anche un po' di pietre da mettere nel nostro fosso per la nuova linea. Aggiornamento della nostra nuova linea, il riempimento per la prima gobba o panettone o quello che sarà è quasi finito e come vedete il livello si è alzato parecchio, è quasi arrivato al punto dove voglio io e poi verrà ricoperto tutto con la terra e prenderà la forma definitiva. Parlando di forma definitiva, io qua pensavo di farci un panettone che più o meno è alto quanto la metà di quella tavola, quindi ancora più o meno 30 cm di terra, lungo circa 2,5 metri. Un panettone che inizia qua dove c'è questo cumulo di terra e finisce circa lì, così ha il compito anche di sostenere questa terra dell'atterraggio perché sta venendo giù, anzi questo legno dovrei toglierlo a un certo punto, magari adesso. Ma che muro di terra! Che poi si collegherà a due gobbe e una nuova future che farò laggiù, proprio a fianco all'atterraggio del secondo salto da dirt. Il collegamento con la linea esterna, che è laggiù, proprio vicino al muro, avviene qua. Dopo questa sinistra c'è questa curva in mezzo alla gobba e dopo che avrò bruciato queste sterpaglie qua, perché nel mentre mio padre sta anche creando un sentiero da e-bike, ma ve ne parlerò in un altro video. In questa curva qua appunto uscirò con una gobba verso questo piano. La gobba dovrà finire circa qua perché c'è il passaggio della linea da dirt e riprenderà qua attaccata al muro con una piccola spondina, direi una gobba e poi il panettone che dicevo. Naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate di questa mia idea e se la condividete o no, o se proponete qualcosa di diverso. Ma vi avevo promesso di scoprire la rampa da dirt in legno, ora la scopro. Ed eccola qui, signori e signori, la fatidica rampa in legno da dirt. Questa è una rampa che avevano fatto i ragazzi della CP Gang, che saluto. Qualche anno fa l'ho un po' curato, ho aggiunto uno strato di compensato e direi che tra poco è pronta per essere usata. E niente, non mi resta che bagnare un po' e poi andare a mangiare. Questo pomeriggio penso che continuerò ancora, metterò delle foto nelle stories di Instagram, quindi se non mi seguite ancora fatelo, @francescocolombo18 e bomba!